E c'è un gruppo che si chiamano Swiss Jazz Ambassador, vengono dalla Svizzera e featuring Sara Hanan. Lei è a 24 anni, è tenor sax, viene da Boston via New York e il primo brano che fanno è Ugetsu, un brano di Cesar Walton. Avremo tre set con loro, inframmezzati poi dagli altri. Questo è Ugetsu, Swiss Ambassadors, Jazz. Thank you.
Mamma mia. Mamma mia. Do you know what mamma mia means? Very good, exciting. I don't know. My oh my. My oh my. Yeah. Welcome in Italy. Thank you, thank you. I'm happy to be here. Allora, lei è Sarah Hanahan. 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 Yeah, you almost, yeah, that was it. Hanahan, yeah. Yeah. So, but is it right that you are only 24 years old? Mm-hmm, 24, yes. Yeah, and you play like I've been playing for a long time now, but yeah. Yes, 24, since I was a kid, child. Dunque, lei ha solo 24 anni e suona in una maniera incredibile, perché suona da quando era bambina. La colpa del fatto che lei sia qui è di Matteo. Matteo, vieni un attimo più avanti. Sì, sono qua. Matteo, allora, lui mi ha scritto, ho ricevuto una mail dove ha detto: ciao, sono Matteo, io ho suonato con Abbado e Muti. Dico, Soccia? Soccia. Sì, sì, io sono un, come si dice in italiano, maestro di contrabbasso, in teoria. In teoria, professore d'orchestra, eccetera, eccetera. Di dove sei originario tu? Di Bologna. Sono di Bologna. Beh, tipo miei? Sì. E allora ci fai in Svizzera? Io ho studiato in Germania e ho preso il posto in un'orchestra in Svizzera, nell'Orchestra Sinfonica di Berna, e suono lì, sto da Dio, e, capito? Quindi, e però sto da Dio, però ho iniziato a suonare jazz qualche anno fa, per stare ancora meglio, ecco. L'hai costituito tu o vi siete messi insieme questo Swiss Jazz Ambassador? Costituito io, poi dopo comunque ci siamo messi insieme. Allora, raccontami chi sono. Allora, batterista. Allora, Nico è un vallesano, è di vicino a Sion, c'ha tipo, è una macchina da groove. E niente, praticamente anche Mathieu, che è il pianista, è... Matteo. Ma di dove sono? Lui di dove? Lui è svizzero. E poi abbiamo il polacco, che è Sławek, Tiger, per noi è Tiger. E abitiamo tutti a Berna, hai capito? E ci siamo conosciuti alle jam session di Berna, perché Berna ha una scena di jazz incredibile, proprio nessuno lo sa o pochi lo sanno, ma è veramente incredibile. E Sara? Sara, a fine settembre è venuta a suonare con un grande batterista, per caso, no? Ha sostituito una persona che mancava, ha fatto la tournée con lui, e è venuta a Berna a suonare, che c'è un jazz club incredibile. E noi abbiamo invitato il batterista alla jam session, che è molto famoso, è venuto, ha detto sì, però porto anche la mia band. Ho detto vai, alla grande, ancora meglio. E arriva la nostra jam session, il batterista, e vediamo sta ragazza che arriva, comincia a suonare, e cioè, siamo letteralmente impazziti. Ma com'è possibile che una ragazza così giovane suoni così? Non lo so, e infatti ve lo facciamo vedere, perché... Allora, siccome dopo deve andare via il batterista, andiamo veloce. Allora, Sara, another song. After we talk a little bit, but at the end, alla fine parliamo un po' con Sara. Now you do One by One. Yes, sir. Allora, in questo disco di questo Swiss Jazz Ambassador con Sara, ci sono questi brani. One by One è un brano di Wayne Shorter, un grandissimo sassofonista. Indeed, yes, yes. Indeed. Let's do it. Okay, one by one. Thank you.
Jazz Ambassador, con questo brano One by One di Wayne Shorter. Ascolta, visto che lui deve prendere il treno, sì, facciamo anche il secondo set. Cosa cambia nel secondo set, tecnicamente? The second set you play Skylark and St. Thomas. If you do the second set because he has to leave. Yeah. Ci stiamo accordando, ragazzi, sono cose che accadono perché Yes. Allora che cosa fate? Aspetta. Dimmi, cosa fate? Facciamo uno slow blues, un blues lento di Charlie Parker, Parker's Mood, e poi Freight Train, Tommy Flanagan. Okay. Mm-hmm. Di modo che dopo facciamo solo l'ultimo set, stiamo bene perché lui deve andare via, giusto? Esatto, perché deve prendere un treno, domani ha da fare in Svizzera, quindi... Ok. So, allora adesso cosa fate? Facciamo Parker's Mood. Parker's Mood. By the great Charlie Parker. Come with me just one second. Vieni qui con me un secondo. Allora, dovete sapere che prima io... Take this mic, Sarah. Prima io... lei mi ha detto, è venuta, ha guardato i dischi, ha detto, ma ci sono dei dischi di Charlie Parker? Io gli ho fatto vedere i dischi alcuni dischi di Charlie Parker. Charlie Parker. I show you qualche disco di Charlie Parker. Charlie, yes. Parker è il re. So, you started listening to Charlie Parker when? Quando hai cominciato? Young, maybe like seven years old, 8 years old. Yes. I started hearing Charlie Parker. At 7 years old? Yeah. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. A 7 anni ho cominciato ad ascoltare Charlie Parker. Which psychological problems did you have to listen to Charlie Parker at 7 years old instead of playing with the dolls? Oh, man, all kinds of problems. No. My dad is a musician, and he plays drums, and he loves Buddy Rich, a great drummer. Yeah. And he got me into jazz, and Bird played with Buddy Rich. And so I started listening to jazz when I was very young. Allora, gli ho chiesto, quali problemi avevi per ascoltare Charlie Parker a 7 anni? Perché you have Charlie all, Parker... You got everything. You got all the records. I'm taking these home with me. Li porta via. Allora dice, nessun problema. Mio padre era un musicista, suonava la batteria, amava Buddy Rich, che è un grande batterista jazz, eccetera. Of course, if you are 7 years old, you listen to Charlie Parker, love music, mm-hmm. you are completely away from all the other girls, mm-hmm. interest of the other girl. Right. Yeah, so you lived alone, mm-hmm. your passion. Yeah, for a long time. Mm-hmm, yeah, I mean, I still find situations today where I'm the only woman. But, you know, I always had really supportive family and friends, and so it never was... Never thought about it. Gli ho detto, chiaramente, se tu mi ascolti Charlie Parker a 7 anni, sei da sola, perché non hai gli interessi delle altre ragazzine. Sì, dice, ma io sono spesso sola, anche con fatto come uomo, come donna. Dice, però i miei amici, i miei musicisti, io sto bene. In fact, there are few women that play jazz. Yes, few, but growing bigger and bigger every day, more and more. Ho detto sì, però c'è un po' che donne che sono le jazz. E dice sì, però dice aumentano sempre di più. What? The best. The best? Yeah, just him. Ah, Charlie Parker. Virtuoso. Sai, mm-hmm. dice è il migliore. Charlie Parker ha avuto... But he had a very difficult life. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Why jazz players sometimes have... drugs problem, they're unsatisfied, mm-hmm. why? I mean, during this time, all they did was play all night, play all day, play all night, keep going and going and going. They played 6 sets a night, you know, like now we play 2 maybe, you know, but a lot of the times they were constantly going and going, so then they turned to drugs and they had issues, also because they had tough upbringing and things like that, Charlie Parker and... but the things he was able to do in such a short period of time in his life is incredible.
gli ho chiesto come mai penso di questi gestiti hanno avuto dei problemi, problemi anche di insoddisfazione, di droga, eccetera. E lei dice sì, perché loro suonavano tutti i giorni, suonavano giorno e notte, 6 ore al giorno, dice, quindi si facevano anche, eccetera, di droga, eccetera. Però dice è incredibile quello che Charlie Parker ha fatto in un così breve periodo di vita. What? They keep coming. Which ones are you giving to me? All of them. I was dreaming to have one double, but I haven't anyone double. Oh yeah, no. Vorrei averne avuto uno doppio, ma non è. But once you come here, yeah. One day, and all the day we are listening to Charlie Parker. Yeah, that's right. We listen to all of them. Yes. Yeah. I like allora that. Dice quali mi dai? Dice guarda, non ne ho nessuno doppio, però un giorno tu verrai qui e tutto il giorno vedremo. I don't know what this. This is an Italian records, The Art of Charlie Parker. That looks great. The Fabulous Bird in Italian is called, and he has relaxing that Camarillo cheers. Mm-hmm. Yeah. All the best. So now you play. Yes. Parker. Parker's Mood. Gone. Thank you. Allora Sara adesso va sul palco e dopo che abbiamo visto i dischi di Charlie Parker suona un brano di Parker che è Parker Mood con la Swiss Jazz, con i Swiss Jazz Ambassador. Parker Mood. Thank you.
Parker's Mood, il mood di Charlie Parker. La musica è veramente gioia, perché forse non è stato inquadrato tutte le volte in cui c'è proprio questa espressione di gioia, cioè, music is joy, because when you are playing, he always smiles, and you do like, Yeah, but we have fun, we have a lot of fun, it's a pleasure and a privilege really to be able to do this for our living and our life. Dice, sì, ci divertiamo sempre, è un privilegio poter fare questo nelle nostre vite. Ma quale affiatamento ci vuole? Ce ne vuole parecchio, ci vuole, bisogna mangiare tanta, tanta fondue svizzera insieme. E tanto vino rosso, e suonare insieme, e stare bene insieme, divertirsi. Questo ci vuole. Che pezzo fate adesso? Adesso facciamo... adesso con Manuel faremo Freight Train, un pezzo di Tommy Flanagan, grande pianista, e la sua grande registrazione è stata con Coltrane, ancora qualche anno fa, diciamo. Con Coltrane, so, adesso Freight Train. Arriva lui adesso? Sì, perché siamo una band a cui Sara si è aggiunta magicamente proprio... quando l'abbiamo conosciuta a fine settembre, l'abbiamo subito invitata per registrare quei video che dopo ti abbiamo mandato, è arrivata a fine novembre per Thanksgiving ed è stata da noi a Berna qualche giorno e poi abbiamo fatto la band tutti insieme, quindi volevamo un po'... Quindi adesso entra Manuel Scrap. Esatto. Ecco. Di dove sei tu? Da Berna anche. Ah, da Berna anche, ma quale lingua parlate? Che lingua parlate a Berna? Tutte, francese, italiano, inglese, German. Freight Train, Swiss Jazz Ambassadors. Uno, due, tre, quattro, cinque, cosa succede? Devi cambiare il microfono? Vabbè, cambia il microfono, allora. Dimmelo che devi cambiare il microfono. Perché c'ha dei problemi il microfono? Perché è un altro canale. Soccia ragazzi qui. Perché noi facciamo... Si dice le nozze con i fichi secchi, roba del genere. Cioè noi facciamo quello che facciamo. Dicono che sia l'unico programma di musica dal vivo, ma nel senso dal vivo... E siamo piccoli, però tosti, cazzuti. E quindi sei pronto? Sei pronto? Ok, Swiss Jazz Ambassador Freight Train. Thank you.
Jazz Ambassador, torneranno dopo, vi dico i nomi dei componenti perché sono fantastici. Prima c'era Sarah Hanahan, ma come cavolo si chiama Sarah? Sarah Hanahan, Matteo Burci al contrabbasso, Manuel Schwab al sax tenore, Slavek Plitzga alla chitarra, Matthew Trovato al piano e Nicolas Bianco alla batteria. Loro sono i Swiss Jazz Ambassador. Allora, tornano on stage questi svizzeri Jazz Ambassador, ambasciatori del jazz svizzero, con Sarah Hanahan. Hi. Hanahan. Allora, Sarah, at the end, I'll start. Sarah Hanahan. Okay, tell Gabriele Anzaloni. What? It's my name. Tell Gabriele Anzaloni, it's my real name. Gabriele. No, adesso tocca a me dirlo. No, so Gabriele. Gabriele. No, Gabriele. One more. Gabriele. No, I can't. Gabriella. Gabriele. Gabriele. Anzaloni. Anzaloni. Okay, Sarah Hanahan. There you go, that's it. Che pezzo fate? Which song will you play? We're going to play a beautiful standard by the great Hoagy Carmichael. This is entitled Skylark. Skylark. Swiss Jazz Ambassador con Sarah Hanahan. Thank you.
Thank you.
Tu durante il suo solo di sax eri deliziato. Ah sì, ma io sempre, quando lei suona, guarda, oh, sempre è un piacere, un immenso piacere, sì. No, faceva sempre così con la testa, andava, non riusciva a star fermo. No. Ma da una settimana, guarda, che è un sogno, tutte le sere, tutti. Sì, abbiamo suonato Jazz Club, ecco. Abbiamo suonato una settimana al Marian's Jazz Room, che è un jazz club a Berna, molto importante in Svizzera, e tutte le sere, due set a sera, ci siamo divertiti da morire proprio. Certo che tu passare da Abbado e Muti al jazz è un bel salto, perché Abbado e Muti c'hai le note e quelle devi fare. Ma è sempre bella musica, eh? È sempre proprio, e comunque mi sono divertito con Abbado, con Muti, e mi diverto adesso. Quindi, poi comunque la musica classica, scusa, la suono tanto, perché tutte le sere. Quindi. Che pezzo fate adesso? My Little Suede Shoes. My Little Suede Shoes. Yeah. Yes. È bello perché io gli ho detto: siete liberi di fare quello che volete, stanno cambiando tutti i brani che avevano detto, ok? Ok, you do my little switch. Suede shoes. Mm-hmm. My little suede shoes. But you finish with 9 and 8. Oh, I think we're gonna. Oh. Because we don't have drums, so I maybe. Yeah, maybe my little suede shoes. Little suede yeah, shoes. We'll finish with this. Yeah, we finish with this. Finale. Without the drum, it's impossible to do 9 and 8. We could do it. We could yeah, do we it. Could do it. You want that one? Yeah, just no. I want both. Both. Oh, both. Okay. Okay. We'll do it. My little, which is the last one? So you have to decide 9 and 8 and my little sweet shoes. Shoes. We'll do my little sweet shoes and then end with 9 and 8. Okay. Yeah. Allora, okay, you can go on. So you do like you are in a gig. You do My Little Sweet Shoes, mm-hmm, and After Night and Day. Okay. Allora adesso fanno My Little Sweet Shoes di Charlie Parker e dopo un classico di Cole Porter, Night and Day. Loro sono Sweet Jazz Ambassador con Sarah Hanan. Ci stai andando, stai... Hanan! Bravo! Sarah Hanan! Thank you.
Hide and Day di Cole Porter, un classico. Thank you.
Swiss Jazz Ambassador con Sara Hanahan. Allora, venite qui, Camia. Allora, questo è il sito di Swiss Jazz Ambassador con Sara Hanahan. E questo è il disco che potete ordinare soltanto nel sito, diciamo. Non so quale telecamera mi sta inquadrando, penso nessuna in questo momento. Forse tu, eccolo qua, questo è il disco, ok. Did you enjoy? Yes, always qua, have a great time. Yes. Metto qua, scusate. Mettete lì. Allora, dato bene? Vi siete divertiti? Alla grande! We had fun. Yes. Vuoi ricordare i componenti del gruppo partendo dal batterista che è già partito? Il batterista è Nicolas Bianco. Sì. Poi abbiamo Manuel Schwab, am saxophone. Lo dico in tedesco. La chitarra. Poi, Sławek Plisga alla chitarra. Dalla Polonia. Alla Polonia. Matteo Trovato al pianoforte. E io sono Matteo Burci al contrabbasso. E lei è? E lei è Sara Hanahan. Sara Hanahan. You got it. Gabriele. 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 It's better Red Ronnie. It's my first time in Italy. Red Ronnie is better. Red Ronnie, I like that. It's our first time in Italy. You heard that? It's our first time in Italy. The first time in Italy. Mm-hmm. How long will you stay in Italy? Just one day. Just today. Just one day. Yeah, leave tomorrow. Well, we came yesterday. We already had some Italian food. Did you eat Italian food? We ate. Okay. Now I can give you Italian bio things. Do you like honey? Oh, yes. Yeah, absolutely. Do you like biscuit? Look at all these. Biscuits. Yeah. Biscuit is all bio. We like Do you like chocolate? Guys, chocolate? Yeah. Thank you. Chocolate. Wow. And this is... qui c'è del miele. Tiger. Cosa ho detto? Tiger. Well, we have many inside jokes, you know. Yeah. Inside the jokes, yeah. Il chitarrista, il nostro amico, lo stiamo chiamando Tiger. Gli stiamo dando questo soprannome perché lui ha le unghie ed è pericolosissimo. Ok. Allora, qui ci sono dei prodotti. Here you have honey, you have strawberry. Nice. Strawberry. You have everything here. Nice. Qui, miele, honey. If you like, after Amazing. You take the thing you want. Okay. Yeah. At the end. Okay. Sounds good. Allora, io sounds good. Yes. Yeah. Voi prendete. Vai alla grande. Ci fai felice. Quindi questa è mielizia, ragazzi. Tonight after party, guys. E prima di finire, io mostro poi il sito di mielizia. Io saluto loro e parlo di mielizia adesso. Thanks a lot. Hai fatto bene a scrivermi quella mail. Sai, vero? Sono molto contento. Grande. Piacere. Però ti ho risposto anche subito. Subitissimo. Infatti dicevo, madonna, cavolo. In 20 minuti dopo è arrivata la risposta. Vabbè. Ma perché penso, insomma, qua con Sara andiamo. No. mi piaceva l'idea. Poi il jazz, a me piace il jazz, perché penso che questo programma ha un merito, quello di fare musica libera e quindi di instillare nelle persone la curiosità per ciò che non conoscono. E questo è molto importante, secondo me. Ok? Sì. It's to make people start listening things they don't know. For example, a lot of people doesn't know jazz. Mm. So this is a way to say, hey, there is this music too. Yeah. Absolutely. Mainly the young people. Yeah. Because you young people, apart from you, you aren't normal, but apart from you, young people doesn't know jazz. You're right. Yeah, it's true. Yeah.
ho detto che la gente giovane, a parte lei, che lei non fa parte della gente giovane perché è diversa, lei anche se ha 24 anni non sa. Ma lei è davvero un astro nascente nel jazz? Secondo me sì. Sì. Yeah. Like you are an uprising artist, like really the new I think so. Ok. Questa sera il premiato circolante del Barone Rosso in realtà è diventato il premiato circolante del Barone Blu, perché sembra di essere al Blue Note qui. Did you play Blue Note? Blue Note? I have before, yeah. Where? I played with a mentor of mine, Dee Dee Bridgewater, when I was there. She's a friend of mine, Dee Dee. Yeah, she's a great mentor of mine. Dee Dee Bridgewater. Mm-hmm. You played with her? Mm-hmm. Where? In which I've played with her a lot, actually. We played all over, but... in New York. Ah, New York. That's the only one I've been to. No, in New York. Ho suonato al Blue Note di New York con Dee Dee Bridgewater. I was there for Chick Corea at Blue Note in New York. Chick Corea, great. Yeah, amazing. Yeah. Ero al Blue Note di New York a vedere Chick Corea. Okay, thanks a lot. Grazie. Thank you so much. Jazz Ambassador and Sarah Hanahan. Yeah, man, you got it. E adesso vi faccio vedere i prodotti Mielizia, perché qui abbiamo visto i prodotti Mielizia, questi sono i prodotti Bio Mielizia, e vi ricordo che potete prenderli nei supermercati dove li trovate, in tanti supermercati sempre di più. Vi ricordo che Natura Sì si chiamano Cuor di Miele, e poi il primo ordine che voi fate, che ad esempio ho appena ordinato questo, ecco qui ho fatto un carrello, il primo ordine che fate avete il 15% di sconto su mielizia.com. Cioè, invece di 114, vedete, 96, spedizione gratis. Gli altri ordinano il 10% di sconto. Io vorrei terminare, salutando loro, in una maniera strana. Termino con questo. Do you know that we have a problem? Le api, come pure api in inglese? Bees. Bees are a bees problem. Oh, yeah. Because they are dying. Mm-hmm. If the bees die, all the human beings, animals die. Because the bees are, and this is a fantastic promo, Mielizia, that is fantastic. And with this promo, I say good night to everyone from this Barone Blue Barone, because we are at the Blue Note with this fantastic group Jazz. Ciao, that's great. Grazie, buonanotte a tutti. Ciao.